amici di Night and Day, il Movida è spettacolare sabato notte, ho beccato un tavolo veramente grintoso e al mio tre faranno il loro saluto più forte. 1, 2, 3. Ragazzi, facciamo un saluto agli amici di Night and Day. Ciao amici di Night. Ma soprattutto 12, 13 e 14 novembre, Grand Hotel Salerno, per prossimi sposi. Ciao Night and Day, il viaggio continua. C'è uno scambio di auguri solitamente che avviene tra il periodo di settembre-ottobre, perché ricordando un San Gennaro, ricordando un compleanno, eccoci che abbiamo comunque modo di ascoltare, di risentire e riscoprire quelli che sono i sentimenti di amicizia e di stima che nutriamo tra Gianni Marigliano e una bella Marrazzo. Quindi, come dire, questo non dovrebbe rappresentare un'intervista molto formale, ma direi molto amichevole, perché di solito, benvenuto a Nice and Day, io ti chiedo, Gennà, come stai? Non c'è male, non al top della forma ultimamente, devo dire, però... Sei itinerante nel mondo, perché le cose che fai alla fine non sono soltanto quelle dedicate alla musica, ma anche cose molto molto belle. Io non so se proverò a farti questa domanda, perché rischieremo di censurare e di far non mandare in onda Night and Day a causa di questa intervista, però io direi, approfittando di... proprio della telecamera, della TV, di lanciare un messaggio, che la speranza è l'ultima a morire. Perché, Jenny? Beh, perché il mese scorso, per caso, tramite un amico, Massimiliano Vietri, un collega musicista di Salerno, siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di un nuovo farmaco omeopatico, quindi naturale, coadiuvante per la lotta contro il cancro. E siccome purtroppo hai la sfortuna di avere un familiare in queste condizioni, sono partito subito e sono andato a vedere di persona questa realtà. Io non voglio alimentare false speranze, però la persona di famiglia che stava... Oramai in fin di vita. Sì, fin di vita, noi l'abbiamo vista rifiorita nelle ultime due settimane. Domenica è scesa, è andata al bar a prendere un caffè. Il Movida rinnovato. Ma ero emozionato quando sono entrato, perché ho detto chissà come sarà tutto questo bellissimo bar, tutto rifatto, quest'angolo qui, che prima c'erano i tavoli in legno, adesso c'è un angolo champagneria molto bello, molto curato. E tu di locali insomma ne vedi tantissimi. Beh certo, fortunatamente. Noi lo salutiamo, ma non per sempre, perché lo lasciamo adesso allo spettacolo qui al Movida, dove lo sentiremo cantare ancora una volta. Beh, ormai sono tanti anni. Voglio mandare un bacio a tutti, affettuoso come sempre, a tutti gli amici di Night and Day. E allora, come dire, questa sera un'ala diversa del Movida per intervistare Antonio. Dobbiamo vivere dal vivo quello che è il Movida, divertimento assoluto stasera con Gianni Marigliano, veramente bellissima serata. E tu, anche tu ti stai divertendo qui al Movida. Con grande piacere, perché Gianni è sempre altamente coinvolgente, questa sera in modo particolare lo trovo con... un'energia diversa. Ma Gianni Marigliano questa sera del 23 di ottobre ha veramente, come dire, fatto divertire un po' tutti. Come promesso, la programmazione del Movida sta andando alla grande, stiamo mantenendo gli impegni con Gianni Marigliano, poi ci sarà Luca Sepe, ci sarà Ritorno di Luca Sepe, la grande Vanessa, i Rebus, cioè il sabato qui si ci deve venire per forza, perché si ci diverte, la gente sta ballando dalle 11, è vero? Verissimo, noi possiamo testimoniare ciò, perché siamo arrivati quando tutti quanti consumavano qualcosa da mangiare, che anche la cucina la fa da padrone. Il detto latino dice scripere valent verba volent, video manent verba volant, qui al Movida si vola. Possiamo dire che qui la sera, nel sabato sera, non solo, si arriva già dalle 22, ma non si sa quando finire. Non se lo so. Questa è la particolarità del Movida, la serata inizia alle 22 perché dalle 22 inizia il divertimento fino a notte inoltrata. Penso di essere stato abbastanza chiaro, perché lo si vede dall'immagine che ci stiamo divertendo un casino, la gente sta là che si diverte, noi parliamo a stento, ci sentiamo, ma ci facciamo capire. Se nessuno ancora dovesse sapere, dove si trova il Movida? Glielo dico io, il Movida si trova a San Marzano, via Bendino,
dal 69 al 99, 081 518 7546. Per chi voglia prenotare il divertimento, l'altra sera era da terra, questa volta dalla console, la prossima volta dal piano superiore. Saliremo sempre di più, come il divertimento del Movida. Vivilamovida.it, il portale della notte dove vi raccontiamo il divertimento. Non posso fare altro che salutare tutti voi che state a casa e il mio amore, lo devo salutare per forza. Amore, sei la mia vita, dal Movida è veramente tutto. Qui è il divertimento assicurato. Ciao!